L'assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali ha approvato e finanziato il progetto Educamente per la nuova costituzione del micronido del comune di Naso, assegnando all'ente una dotazione finanziaria pari a 119.511 euro. Il nuovo servizio consentirà a 15 bambini dai 0 ai 3 anni di poter usufruire del nuovo servizio di micronido comunale. Grazie a questo cospicuo finanziamento verranno inserite nuove figure professionali, tra cui un coordinatore, due educatori e un ausiliario. Il comune di Naso è tra gli 11 comuni della regione Sicilia che beneficeranno del contributo per l'apertura del nuovo servizio di micronido comunale. Il finanziamento regionale garantirà l'erogazione di un servizio continuativo della durata di 10 mesi per l'intero arco della giornata, dalle 8 fino alle 16. Il risultato raggiunto dall'amministrazione comunale di Naso servirà a garantire alla propria comunità servizi di assistenza di alta qualità alla prima infanzia, in quanto i bambini troveranno un'adeguata accoglienza in uno spazio funzionale di apprendimento e di gioco. Il micronido sarà rivolto principalmente ai nuclei familiari disagiati e ai nuclei con madri lavoratrici, riservando una particolare attenzione ai bambini con disabilità. Il micronido è infatti una realtà sempre più richiesta da parte dei genitori che lavorano. Sono tantissime le mamme che in Italia sono costrette a lasciare il lavoro per occuparsi dei bambini piccoli. Dunque questa importante realtà favorirà un'effettiva partecipazione delle donne al mercato del lavoro, eliminando ogni ipotesi di svantaggio sociale.